Oggi qui a Unisound, Angelo Avagliano di Tempa del Fico e Michele Costonauta hanno percorso in Ciucciopolitana le strade del Cilento fino all'Università di Salerno, quindi lascerei la parola direttamente a chi questo percorso l'ha fatto in compagnia di Nando. Michele? Sì, allora abbiamo percorso questo lungo tragitto che ci ha portato dalla Tempa del Fico di Angelo Avagliano in pieno Cilento, nella valle di Pruno, di Laurino, fino alle terre di Lucania, a confine appunto con le terre di Lucania, nel Vallo di Diano, andate in Lucania. Sono stati 3 giorni appunto di ciucciopolitana in cui l'asino è stato il principale veicolo, il principale ambasciatore, il protagonista principale di questa storia. Ci ha insegnato a vedere e a guardare il territorio con i suoi occhi, a camminare col suo passo, a scrutare quelle che erano le bellezze e le bruttezze, grazie alle sue pause, grazie ai suoi momenti di esitazione e a volte anche di sconforto rispetto appunto alle bruttezze che abbiamo incontrato lungo la strada. Questo percorso, concluso appunto alla Sineria Equinozium ieri, ad Atena Lucana, poi ci ha consentito di arrivare qui attraverso l'ausilio di un furgoncino e stamattina ci ha portato all'università, il Tempio dei Saperi, come abbiamo detto poco fa, in cui il Ciuccio è stato l'ambasciatore invece dei saperi contadini, di tutte le istanze di rinnovamento che stanno nascendo oggi in questi territori di confine e di confino, culturale e colturale, proprio perché tutto ciò che sta nascendo, sta rinascendo, ha a che fare con la ruralità in senso stretto, ovvero con il presidio, con il progresso dei nostri territori che hanno risorse naturalistiche immense, dove l'uomo si è saputo integrare con quello che c'è, dove l'uomo ha saputo trarre da questi territori ciò che gli serviva. Oggi abbiamo purtroppo constatato, camminando lungo queste strade, che in realtà tutto ciò che atteneva alla ruralità andava in un qualche modo, molto spesso si andava trasformando, comunque veniva sostituito da qualcosa che con questi territori magari non ha nulla a che fare. Ci ha colpito moltissimo vedere tutti i capannoni industriali abbandonati nel vallo, vendesi, affittasi, capannoni che sono stati ritrasformati in depositi di balle di fieno, capannoni che dovevano essere lo sviluppo industriale appenninico degli anni 70-80, oggi sono di nuovo ricovero di fieno. E quindi questo è stato veramente il principale insegnamento che questo cammino ci ha dato, grazie soprattutto alla lentezza con la quale abbiamo approcciato tutto il tragitto. Angelo? Va bene, questo è il camminando, è l'ennesima apertura di una tratta della Ciucciopolitana che è stata inaugurata qualche anno fa ed è un'infrastruttura immateriale e materiale, una delle grandi opere di cui aveva bisogno il nostro Appennino, il nostro sud, in cui l'asino è protagonista ed è mediatore e facilitatore della comunicazione con il suo passo lento, l'incedere sicuro e con la sua mediazione della semiologia del paesaggio, un paesaggio che ci parla e che ci fa incontrare i suoni, i ragli, i saperi, i sapori del territorio cilentano. Un territorio, come diceva Michele, un territorio di confino e di confine culturale, ma di questi tempi, ma che può essere veicolo in questi tempi di crisi, e serbatoio soprattutto di tante sapienze, le sapienze dell'uomo Faber, dell'uomo che ancora sa fare le cose, che sa vivere delle risorse del territorio, che sa vivere di quello che c'è intorno. E il nostro tentativo è quello proprio legato alla ridefinizione di un'identità culturale contadina, legata alla ruralità contemporanea, dove non si teorizza un ritorno all'indietro, no? come si faceva, come
c'erano prima i nostri genitori, i nostri nonni. Ma si pratica e si agisce tutti i giorni con istanze di innovazione sociale. Quello che fino a poco tempo fa era percepito come un mero ritorno arcaico, al futuro arcaico, adesso sta iniziando a essere più visibile e intellegibile, con una coniugazione che si declina secondo i principi e una semantica legata a tante belle parole, resilienza, decrescita felice, permacultura, tutte queste belle paroline che ormai riempiono i nostri salotti intellettuali e culturali. È giusto dire che di questi tempi ci sono persone che da sempre hanno praticato normalmente e naturalmente